questa occasione che per noi il Teatro della Toscana è assolutamente lieta. Io però vorrei a iniziare che fosse il vero Padovina. Qui siamo a Scandicci, quindi vorrei che ad aprire la conferenza con il suo intervento fosse il sindaco Sandro Pallani, che siede alla destra. Insomma, a destra e a sinistra non saprei chi scegliere quanto appeso da destra e sinistra. Insomma, cominciamo dal sindaco. Buongiorno, grazie, benvenuti al Teatro Studio Milan-Pirali. Si ricomincia con una nuova gestione e mi piace ricordare che l'8 marzo scorso abbiamo intitolato il Teatro Studio a Mila Piralli, che è stata sindaco di Scandicci tra gli anni 80 e 90. Perché? Perché, ed è l'oggetto per cui siamo ancora qui oggi, perché Scandicci probabilmente negli anni 80 era periferia, scelse di non essere più periferia puntando sulla cultura e partendo dal teatro, da un teatro di innovazione, coraggioso, forse non completamente capito in città negli anni 60 e 70, quando questa città si formò, ma che guardava alla città più grande, guardava a Firenze, all'integrazione dell'offerta culturale con la città di Firenze, e che subito ebbe un rilievo sovracomunale, sovracittadino, e fino a farlo diventare un rilievo nazionale per le performance, per i linguaggi che qui si sono sperimentati e innovati. Ed è diventato quindi un patrimonio non soltanto scandicese, ma un patrimonio della nazione intera, con le gestioni che si sono succedute in quegli anni, dai magazzini criminali alla gestione di Giancarlo con il Teatro Studio Cripto, né con l'Istituzione dei Servizi Culturali, che dal 1996 ha gestito la promozione culturale in città. Un percorso quindi lungo, dicendo, non so se la figura retorica giusta, con un simbolo, un classico dell'innovazione, e con la scadenza del bando che è avvenuta pochi mesi or sono di affidamento e gestione, abbiamo politicamente riaffermato questa volontà, questa di che Scandicci sia un elemento di innovazione nell'area metropolitana fiorentina, e lo abbiamo riaffermato mettendoci accanto, oltre al teatro, anche l'innovazione urbanistica, anche l'innovazione economica, anche l'innovazione educativa e sociale. Noi vorremmo, e lo siamo un po' da parte di questo, vorremmo continuarlo a essere con sempre maggiore coraggio e con sempre maggiore forza, per essere un pezzetto che trascina verso il futuro la nostra bellissima Toscana, la nostra bella città metropolitana. Con il coraggio anche di dire che forse faremo nei prossimi anni forse anche una città sola, no? Grande Firenze, non abbiamo paura di questo. E nell'affidamento del teatro, ecco che avviene l'occasione di essere qualcosa di più, di essere un teatro della Toscana e uno dei 7 teatri nazionali. Non abbiamo paura di essere a confini dell'impero, siamo un pezzo di questo impero. Poi faremo una testa tanto, e Petrella e Giorgetti e tutta la compagnia andata lì dentro. Quando li ho visti la prima volta, dice: occhio, siete venuti qui non per avere un posto in più, ma avere il posto in più. C'è qualcosa che vi deve ancora di più caratterizzare, e saremo molto esigenti. E l'esigenza che erano poi ovviamente contenuta nel bando, quello di aver riaffermato di essere linguaggio di innovazione sul teatro nazionale, ma di essere anche un pezzo della formazione, un pezzo della formazione del teatro, quello che viene sentita sia a livello cittadino ma anche a livello metropolitano come un elemento di qualificazione. E in questo sta un primo passo fondamentale, di accordo con il maggiore istituto superiore presente sul nostro territorio, per il Rassim. E ho visto anche, l'apprezzo davvero molto, che qui a pochissime settimane si aprirà una scuola di teatro, e quindi la possibilità di formare all'innovazione, al teatro e all'elevamento culturale e sociale nella nostra città e non solo. E l'altro pezzo, noi siamo molto, cioè le imprese qui non fanno solo le imprese, fanno anche la formazione, fanno anche la cultura, e si sentono parte di un protagonismo sociale, così come i cittadini, le associazioni, come la politica in quota parte cerca di non essere autoreferenziale
e innovativa, gli abbiamo chiesto anche di contaminare di più la città, cosa che già era stata fatta in passato con l'esperienza di Giancarlo, che ringrazio e vedo qui davanti, sono felice che abbia voluto partecipare alla conferenza stampa. Quindi un altro pezzo è contaminare la città, essere presente dentro i luoghi e dentro la vita fisica della città con le attività del teatro. Un teatro quindi che va in continuità rispetto al passato, e questa continuità è significata, poi ci parlerà il tecnico Riccardo anche su questo, con la prima proposta teatrale, che è di rendere omaggio agli ultimi 20 anni di storia di questo teatro con le proposte che farà Giancarlo, che credo ci troveranno tutti lì. Quindi un teatro coraggioso, seconda stagione teatrale in città, una città di 50.000 abitanti, abbiamo aperto all'ora di sera il 30 di gennaio, sabato scorso, apriremo nei prossimi giorni la stagione teatrale del Teatro Studio, quindi la quantità e la qualità culturale ci deve identificare. Per noi la cultura è trasformazione, e se prendiamo questo, prendiamo l'essenza di essere stati. Bene.